Guardi voi dopo il signore, se... Allora dimmi! 21? No, ho sbagliato! 24, perfetto, 24 o 12 paglia, perfetto! Il signore venga qui! Allora, io pensavo fosse il dottore, la lei è il signore? Complimenti al signor Francesco, lasciate un pacco. Il numero 6 lo prenda, se lo apra. Vediamo cosa c'è dentro. Si apre in qualche modo qua. Tieni su. C'è una busta, c'è una lettera. Terre Alteni, Pinot Nero, una bella bottiglia di Pinot Nero. Eccolo qui. Grazie a lei di aver partecipato. Allora andiamo alla seconda domanda. Allora, come collaborazione sempre, allora, ma questa è una metà prima. Allora, quanto pesa il nostro cervello? Allora, dire sempre la sola cosa non accetto, eh? Allora, aspettate un attimo. Una piccola premessa. Dato che varia il cervello delle donne e il cervello degli uomini, no, è proprio così, no. Allora, la donna mi risponde il suo e l'uomo c'ha un altro peso, insomma. Quindi l'accetto con l'esatta della donna, non quella dell'uomo, se risponde lei. Se risponde l'uomo, accetto quella dell'uomo. Il peso è diverso, è un modo decisivo. Prego. È sbagliato. Deve dire la sola cosa, se non posso accettare. Dimmi. Quando? No. Allora, dimmi, la so, la so, dimmi, strilla. No, è un po' di più. Un attimo solo, aspetta che c'è un signore prima. No. 900? No. La so, e io dico prego. Un attimo solo. Dica signora. No. No, io invece non l'ho detto, ho detto no. Ne può dire un'altra se vuole, ne può dire un'altra. No. Allora, un attimo solo. Basta semplicemente le cose di arrivare a fare. Se niente da una persona, se ne sono
perché c'è una differenza, eh? La differenza del peso tra un uomo e una donna è onesto, ma non decidete, eh? Ecco perché io dico di meno, cioè, alla fine, e chi la so, la so. Dimmi, come ti chiami? Hai vinto il premio? Allora, il peso dell'uomo è anche le 4, il peso della donna è anche le 3. Quindi io la donna c'è la anche le 3 e l'uomo anche le 4. Però non ci sono che sei l'altro, ma va bene, anche le 4. Prego, signora,